Buongiorno, good morning, hello! So, here we are again for another chair yoga session, the incredible session today, un'altra edizione incredibile di chair yoga e oggi molto, sarà molto interessante questo. No! Ecco, questa è la nostra gattina che butta giù il telefono. Eccoci, lei si chiama Lalla, so this is Lalla, a lovely cat. Hello Lalla, eh? Very nice cat, very soft, molto soffice, simpatica, sta diventando molto grande, vabbè. Quindi, eccoci, l'incontro di oggi. Parliamo delle posizioni di potere. So we're going to talk about power postures today. And nearly all yoga postures in the end are power postures, I would say. Quasi tutte le posizioni nello yoga, infine, sono delle posizioni di potere. Ma la differenza è, ecco, che ne rendiamo consapevoli e la usiamo in questo modo oggi. So the difference is perhaps that we're going to just be a little bit more aware of this aspect of it today. So power in this sense is presence. Il potere in questo senso è presenza, è certezza interiore, anche quando tutto fuori cade a pezzi. So it's about being really certain inside, it's inner certainty, so I feel like I'm certain. Quindi andiamo a vedere un po', andiamo al dunque. Quindi, come sono stamattina? Seduto, sono da una parte, sono anche solo leggermente da una parte. So how am I this morning? Am I like on one side or the other, or am I like in the middle somewhere? So this is where we want to be. We want to be in the middle, where both our feet, we feel them on the ground, firm, and our feet bring us up. I nostri piedi li sentiamo entrambi bene per terra e ci portano in su. La schiena, come sta la schiena? Questa, secondo voi, è una posizione di potenza? So, how is your back this morning sitting? Is this a powerful position, do you think? No, it's not a very powerful position. So already, sitting up straight like this, relaxed, is already an incredibly powerful position. Allora, dunque, sedersi dritti così è già una posizione potente. Però andiamo avanti, no? Però questa è qualcosa da vedere nelle nostre giornate. So this is something really to see in our days, you know? It's like, how do we stand? We'll see this in a moment. Come stiamo in piedi, questa la vediamo tra un po', ok? Allora, però ci allunghiamo un po' prima. So we're just gonna have a bit of a stretch first of all. So like, just enjoy the body stretching. Godiamo un po' del corpo che si allunga. E dietro di me qua abbiamo il pesco, che abbiamo fatto tutto un ciclo completo e di nuovo sta in fiori. So behind us we have the peach tree which is blossoming. And you know we've done like a full cycle, so it's like a 10 days earlier than it was last year. È 10 giorni prima dell'anno scorso che apri, è forte. Okay, so let's do this, just stretching sideways a bit. Keeping the legs wide and the feet on the ground. Tenere le gambe larghe con i piedi per terra. Ecco. Giriamo le braccia dalle spalle se possiamo. So turning our hands up and down from the shoulders, from this bone in the upper arm. Zack, 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 zack. Okay. Let's do a facial power pose. Facciamo una postura sul viso di potere. Teniamo un grande sorriso per un minuto. So we're just gonna hold a smile on our face for 1 minute.
can close our eyes if we like. Big smile on your face. Show off your teeth as well. Mostriamo i denti. Respirare, breathing. Hold this big smile. Hold it. Even bigger, ancora più grande questo sorriso. Bene, ora non possiamo fare a meno che sorridere. So we, la smile is now stamped on our faces. Ok, wonderful, big breathe. Ah. Again. Okay, so let's do the first power pose, which is this one here, like this. Facciamo la nostra prima posizione di potere, che è questo: aprire leggermente il petto. Sentire l'energia, sentire la forza, so really feeling the energy, feeling the power in our bodies, and like filling ourselves up with a big yes, riempiendoci con un grande sì. Sarebbe ancora meglio dirlo, so it would be better to also just say it, like, yes, sì. Respirare, so breathing. And down. Cool. Same thing, similar. Cross the hands behind the head. Intrecciamo le mani dietro la testa e aprire il petto. Qui anche sentire questo grande sì, so feeling this big yes, let's even say it. Yes! Sì! Non essere timidi, ditelo, ridete anche se volete. So don't be shy, declare a big yes, maybe even laugh a little bit. Ok, sentiamo un secondo, sensazioni interne, so let's just like check in and listen how just these few positions have changed how we feel inside our state. Ok, cool, so now, hands on our sides like this. And raising the chest a little bit, chin in, alzare lo sterno un po', ritrarre il mento. Non è una posizione che devo essere teso, è rilassato. So it's not like I'm not tense in this position, I'm relaxed. But just feel the action of this pose, how it feels me. This is all full, we're all like really full of energy up here. Siamo pieni di energia qua su. Continuare col sorriso. Carrying on with a smile.
Benissimo. So, take a hands off, togliamo le mani un secondo, sentire gli effetti. Ricordiamo questa posizione seduti qua, così è anche una posizione potente. So, just remember this position, just sitting down like this is also a powerful position. Okay, so now we're just going to raise one arm like this and just look up to the hand e guardiamo la mano. Non è proprio stesissimo, è così. So we're going to raise our arm and just we can close our eyes or we can look at the hand and breathe. Okay, the other side. And down. This is actually also a powerful position. Questa è anche una posizione potente. Stiamo venendo avanti un po' così, spalle giù. So coming forwards a little bit, the shoulders are down. Breathing, respiriamo così. Ok, do something slightly unusual now. Facciamo qualcosa un po' fuori dal normale. Facciamo, cioè, attiviamo una posizione più di potenza proprio. Quindi, pa! Ok, un'altra, zack, another one, whatever comes, eh? Un'altra. Says okay, and this reactivates the whole system. Ciao! Questa riattiva tutto il sistema, lo sentite? Allora ci alziamo in piedi. Eccoci in piedi! Buongiorno! Allora, in piedi semplicemente ora, quindi con le gambe un po' larghe, sentire, ecco, cioè trovare la postura che ci fa sentire forti. So try and find the position where we feel strong in this position. So if we're like this, it's not very, we don't feel very strong. If we're like this to one side, it's a bit of an exaggeration. If we're like this, not very strong. Both feet up, long. Here we are strong. Siamo forti così. Facciamo la prova. Andate da una parte. So let's try an experiment. Let's go on the other side. We almost feel like depressed here. Quasi ci sentiamo depressi qua, giusto? L'altro lato. Perhaps we're not depressed, but we're not like very strong. Forse non ci sentiamo depressi, ma non siamo molto forti qui. Non ci sentiamo forti. We don't feel very. So, both legs again? Ah, this is good. Again, hands on the hips. Mani sui fianchi di nuovo. Sentite che c'è un altro tipo di determinazione? There's another kind of determination when we're in this sort of pose, right?
And let's do it with the hands, in the hands clasped behind the head. Mani intrecciati dietro la testa, aprire un po' I gomiti, opening the elbows a little bit. So we're not going like too far back, just a comfortable amount where we feel full of our own power. Non apriamo troppo, il giusto per sentirci pieni del nostro stesso potere. Brilliant. So we can do things symmetrical and asymmetrical too. Possiamo fare anche le cose asimmetriche anche. Facciamo una posizione del guerriero. Facciamo così, con la mano sulla sedia così, ecco. Anzi, sul dietro. Questa è potenza anche. This is powerful as well. Feel how powerful it feels. Okay, the other side. L'altro lato. So the forward leg is slightly bent and the back leg is straight. And the foot is like at an angle. La gamba davanti è piegata, anche leggermente se volete. La gamba dietro è distesa, il piede è in diagonale, quello davanti è dritto in avanti, ginocchio va sopra il piede o comunque in linea. So in front knee is aligned with our foot, ideally above it, but not inwards or outwards. That's it. Benissimo, very very good. Okay, coming back. So we'll carry on. This is not so much of a power position, but if we want it to be, it is. Questa non è tanto un potere, posizione di potere, però se vogliamo che lo sia, diventa, perché mi sento un asse, sono forte. So I feel centered, I feel in my axis, I feel strong. Cool. Other side. It's also really important where we look. I've got the sun a bit in my face and I was looking at the chickens, but it's really important to look straight ahead. È molto importante dove va lo sguardo anche, dovrebbe essere orizzontale. Ora c'ho il sole un po' in faccia e stavo guardando le linee. Sguardo dritto, anche quando camminiamo per strada, quando tutto. So even when we're walking in the street, whatever we're doing, eyes always straight ahead. I mean, of course, if we want to look down, we look down, but generally we're looking ahead. Certamente bisogna anche guardare giù ogni tanto, però per lo più in avanti lo sguardo. Se vogliamo sentire questi correnti nella vita.
Benissimo, torniamo seduti. Ah. Sentire gli effetti un momento, so let's feeling the effects a moment. Checking first if we're balanced and everything. Controlliamo prima che siamo equilibrati. Benissimo, faccio la nostra diagonale, allungarci bene, so it's just this diagonal pose, opening the legs a bit wider, just to really stretch out the side. Lovely, the other side. Gonna relax down now, let everything go, ci rilassiamo, lasciamo andare via tutto, quindi non troppo davanti sulla sedia, in mezzo, rilassa la testa giù, rilassa, relax the head down, relax the shoulders, relax everything, just breathe and enjoy, respirare e godere. Venire su a metà, so coming halfway back up. Hands on our bellies, we're gonna do 15 deep breaths with our bellies. Facciamo 15 respiri profondi con la pancia. Inspiro. Riempio, controllo le mani, espiro, le mani accompagnano la pancia dentro, le seguono. So when I breathe in, my belly comes out and pushes against my hand gently, and when I breathe out, my hands, they sort of follow the belly in, so it goes all the way in. Okay, so let's do 15 or so of them. Facciamo circa 15 di questi qua. Lungo e lento. So long and slow. Thank you.
lost count, cioè ho perso il conto, però va bene così. Means I was absorbed in it. Significa ero assorbito, quindi togliamo le mani, mettiamo in chin mudra, momento, pollice unisce all'indice. Nella mitologia questa sarebbe la coscienza cosmica, si unisce con la coscienza individuale, no? Pollice la coscienza cosmica, indice l'individualità, senso il principio di individualità. So this is my thumbs are like a cosmic consciousness and our fingers are the individual consciousness. So it's the cosmos unites the individual, and this is what we are looking for in yoga. So we bring these fingers together, and this is also a very powerful gesture. È un gesto molto potente questo, quindi un paio di minuti sentire questo, dritti, siamo nel nostro trono, quindi siamo, we are in our sitting in our throne, shoulders relax, the whole body relax, and just listen, concentrate on the energy, ci concentriamo sull'energia, ascoltiamo. Recitiamo tre om dal cuore, so we're just gonna chant three oms from our heart center, making everything vibrate more, facendo vibrare tutto di più. Benissimo, incontro diverso ma potente oggi, e quindi magari scrivete ora anche nella chat le parole chiavi che vi sono tornate per fissarli di più. Yeah, let's write in the chat box keywords that have been important to us in this session today to really fix them and put them there. mentre state pensando a questa, o adesso più tardi, so while you're thinking about this now or later on, ho preso una decisione, adesso ve la racconto un po'. So I've made a decision and I'm gonna tell it to you now before I tell anybody else. Avete l'anteprima di questa decisione. Allora, la mia decisione è questa. Che inizierò a offrire sessioni di coaching individuali. So, my decision is I'm going to start to offer individual coaching sessions. Il tema è orientarsi. Capire cosa vogliamo e quali sono i passi, insieme scopriamo queste cose qua per arrivarci. È molto anche legato alla crescita personale.
però rispecchia poi in tutti l'ambito della nostra vita questa cosa qua, dove c'è un blocco non c'è vita che scorre e quindi sono contento di aver preso questa decisione e poi oggi la scriverò, oggi domani insomma la scriverò meglio un post sul mio Facebook. So I was just saying that so the idea of this coaching sessions is to like the orientation, you know, it's like find out what it is you want. Lots of us, you know, in decision, we don't know what to do, and just to help you through this process of deciding what we want to do with all these different tools we have, and then understand how to achieve what we want. You know, what are the steps, small steps to get there, small and big steps, and the changes we have to make. And it's going to be the emphasis is going to be really on personal growth. So, and this isn't just an abstract thing, personal growth. When we grow, our life just gets better in all sorts of areas. You know, we're not so fixated on the outcome. We're more fixated on how I live the experience. But the outcome is it's, they go together. So anyway, I'll write some more about this later on. So I'm really happy about having made this decision. It was a bit of a surprise to me, but era una sorpresa per me. Però, ecco bene, molto bene, Flavia. Allora, buona giornata a tutti. A lunedì. Lunedì non potevo, mi dispiace chi è. Ci salutiamo il bel pesco. So, see you on Monday. We'll turn back to Monday. Today was an exception. So, have a beautiful day. Passate una giornata meravigliosa. Ciao.